presidente del Consiglio Matteo Renzi e l'ex segretario del PD presenta il suo nuovo libro Un'altra strada, appuntamento alle 21:30 al Teatro della Gioventù. L'evento arriva a pochi giorni dalla notizia degli arresti domiciliari per i suoi genitori per bancarotta fraudolenta. Baboleo News, cosa succede in Liguria? 11:47 minuti, siete sintonizzati in diretta su Baboleo News. Un saluto da Alessandra Rossi e dalla redazione Cosa succede in Liguria. Questo lunedì alle 17:30 al Teatro della Tosse si discute di un tema molto delicato. Parliamo di legittima difesa. A marzo, stando a quanto spiegato dal ministro della Pubblica Amministrazione, promotrice insieme al suo partito, quindi la Lega, di questa legge, parliamo dell'avvocato Giulia Bongiorno, il provvedimento vedrà la luce. Questa è un po' la tempistica che è stata data, nonostante anche dissapori all'interno del governo, con le posizioni diverse ad esempio da parte del Movimento 5 Stelle. Noi siamo in studio con l'avvocato Vincenzo Paolillo, grazie intanto per averci raggiunto. Grazie a voi. Perché siamo in studio con lei? Lei intanto, io ricordo, è presidente del Comitato per lo Stato di Diritto, perché l'appuntamento di lunedì, la legittima difesa tra suggestioni, diritti e irresponsabilità, è stato voluto anche da lei per discutere questo tema delicato. Intanto pesiamo anche le parole del titolo di questo appuntamento: legittima difesa da un lato, suggestioni, diritti e irresponsabilità. Perché si sono state scelte queste parole? Per una ragione direi abbastanza semplice, nel senso che oggi, in quest'epoca, l'ordine del giorno delle cose si devono fare non vengono date dai bisogni e delle esigenze reali del paese e degli italiani, tanto per usare un termine che viene usato molto volentieri da chi questa legge porta avanti, quanto dalla propaganda, dalle suggestioni, da quello che si vuol fare apparire piuttosto che da quello che appare. E allora noi abbiamo pensato, noi, Comitato per lo Stato di Diritto, Associazione Nazionale dei Magistrati, Ordine dei Giornalisti e Comunità San Benedetto al Porto, che sono gli organizzatori di questa manifestazione, abbiamo pensato che fosse necessario fornire i chiarimenti più evidenti, cioè fornire la realtà, spiegare la realtà reale sia della situazione, sia della necessità o meno di un intervento su questa normativa che già esiste, sia di quelle che possono essere le conseguenze. E allora abbiamo chiamato a parlare di questo argomento persone particolarmente qualificate, persone che nella loro attività professionale affrontano o hanno affrontato quotidianamente questi problemi. Mi riferisco al dottor Carlo Brusco, magistrato genovese e presidente poi di sezione della Corte di Cassazione, di Armando Spataro, che tutti penso conoscano, dell'avvocato Andrea Vernazza, avvocato genovese, esatto, molto conosciuto, e anche di qualcheduno che invece conosce la realtà diversa ma molto paragonabile alla nostra. Rampini, che è un giornalista di Repubblica che lavora negli Stati Uniti e quindi conosce bene quello che si verifica in quel paese. L'utilizzo quindi delle armi e tutto ciò che ne consegue. Esatto. Le chiedo una cosa, perché abbiamo sottolineato un passaggio. Noi abbiamo già una normativa sulla legittima difesa nel nostro paese. Che cosa cambierebbe col provvedimento che vuole approvare appunto la Lega in particolare, poi il governo? Allora, in primo luogo abbiamo una normativa che mi pare abbia funzionato, non creando, a parte gli ululati talvolta di qualche persona interessata, non ha creato certamente problemi ed è stata ben applicata. Aggiungiamo un'altra cosa, che la esigenza di ricorrere a questa normativa, a questa eccezione riguardo alle regole generali del processo, si è verificata assai poche volte. Quindi i casi in cui è stata richiamata e si è potuto utilizzare sono molto scarsi. Quindi non è un problema reale ed attuale. Cambierebbe molto, perché cambierebbe soprattutto un aspetto, a parte l'effetto mediatico, e lasciamolo perdere, poi magari ci ritorniamo. Cambia soltanto un aspetto, quella della proporzionalità. Cioè, nella vecchia normativa, ma anche nella nuova, la legittima difesa è sottoposta sempre ad una condizione: la proporzione fra l'offesa, esatto, e il comportamento su cui si interviene. Adesso non potrà più essere valutato dal giudice, ma il giudice si troverà di fronte a un
determinazione molto chiara da parte del legislatore, cioè la proporzionalità c'è ogni qualvolta c'è una violazione di domicilio, quindi qualunque sia la reazione. E quindi cosa può anche succedere? Può succedere che di fronte al furto di un o al tentato furto di una mela o al tentato furto di un cellulare, io persona offesa, ho la possibilità di reagire anche in maniera molto drastica, cioè reagire con l'uso delle armi e anche eventualmente arrivare alle conseguenze più gravi. Il domicilio, se non erro, ma anche attività commerciali. Domicilio anche... inteso latamente, esatto. Quindi attività commerciali, qualunque attività di altro, qualunque luogo nel cui si svolge un'attività. Quindi anche il campo in cui vengono coltivate le mele. Esatto. E il semplice fatto che il reato venga commesso in questo luogo mi legittima a reagire col massimo delle reazioni. C'è un altro aspetto. Con questa normativa quindi mi si spinge ad armarmi, cioè mi si spinge a reagire individualmente nei riguardi di un reato, mentre invece in una società democratica dovrebbe essere lo Stato che previene e tutela di fronte ai reati. No, ci si dice cittadino difenditi da solo, punto primo. Punto secondo, si dice armati. Terzo, senza tener conto delle conseguenze. Le conseguenze quelle possono essere, cioè un aumento ulteriore della violenza, quindi certamente non andiamo incontro alle bisogni di sicurezza, ma anzi semmai aumentiamo l'insicurezza, e con possibili conseguenze anche per chi usa l'arma. Perché se io mi armo, se io voglio usare l'arma, molto probabilmente sarò molto meno bravo ad usarla di chi viene da me, il quale a sua volta viene invitato ad armarsi per dire: guarda che adesso se vai a rubare ti troverai in un luogo in cui può essere che la persona nei riguardi dei quali tu vuoi commettere questo reato, cioè rubare, si armerà a sua volta. E quindi il rischio di Far West c'è, oltre non solo chi. Assolutamente, c'è dietro l'angolo. Le chiedo anche di commentare in parte le dichiarazioni che aveva fatto in apertura dell'anno giudiziario il procuratore generale Valeria Fazio, che si è detta molto critica nei confronti e preoccupata nei confronti del provvedimento sulla legittima difesa, e fa riferimento ad uno slogan di grande successo, lo ha definito lei, difesa sempre legittima, che è quello utilizzato per sponsorizzare appunto il provvedimento. A me pare introdurre una possibile smagliatura nella garanzia pubblica della tutela della sicurezza. Torniamo un po' alle parole che stava giustamente pronunciando lei, avvocato. Intanto vorrei sottolineare questo, che non solo il procuratore generale si è dichiarato preoccupato, ma si è dichiarato preoccupato anche il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Quindi è singolare che su una questione di questo genere ci sia questo singolare, ma significativo, vorrei dire, questo accordo. E in secondo luogo è assolutamente corretto quello che ha detto il procuratore. Attenzione, la difesa è sempre legittima? E allora potremmo arrivare a degli eccessi enormi, come ho indicato poco fa, e soprattutto un aumento di quella violenza, aumento di cui certamente non sentiamo il bisogno in questa epoca, in cui forme di violenza ce ne sono tante, non su questo specifico campo, perché i reati contro il patrimonio, i reati, i furti, le rapine e compagnia bella, sono semmai diminuite, dicono le statistiche, non aumentate. Ma violenza... lato senso, cioè la violenza verbale, la violenza dei nostri politici che reagiscono a qualunque critica con la violenza, le critiche e le minacce nei riguardi dei giornalisti, tutti aspetti di una violenza di questa epoca che andrebbe combattuta, cioè andrebbe limitata. Chi ha l'autorità, chi ha la possibilità di farsi sentire di più, quindi i politici, ripeto, quindi la politica, quindi chi governa, dovrebbe semmai cercare di attenuare tutto questo. Invece l'aumenta, e queste iniziative, così come quanto si è verificato con il decreto sicurezza, vanno in questa strada non accettabile. Io ricordo ai nostri ascoltatori l'appuntamento di questo lunedì alle 17.30 al Teatro della Tosse per discutere appunto di legittima difesa. Il titolo dell'incontro: la legittima difesa tra suggestione, diritti e irresponsabilità. Le chiedo in chiusura un'ultima cosa, si fa leva su una suggestione in particolare ultimamente, molto spesso e su vari fronti, le ha citato anche il decreto sicurezza e ovviamente le relative conseguenze anche sulla gestione del fenomeno migratorio, il sentimento di paura. C'è motivo di aver paura in questo momento? Paura non di quello di cui parlano,
paura di questo modo di procedere, di questo propagandare l'insicurezza, di questo creare la paura che potrebbe portare a conseguenze poco piacevoli. Grazie per essere stato con noi, all'avvocato Vincenzo Paolillo, presidente del Comitato Lo Stato di Diritto, tra gli organizzatori dell'appuntamento di questo lunedì alle 17.30 al Teatro della Tosse di Genova. 11:57 minuti. Alessandra Rossi, Baboleo News, cosa succede in Liguria? Da 1 euro fino al 28 febbraio ogni 100 euro.